Abbiamo già visto come crearci un collage partendo da una unica immagine e creandoci una serie di tasselli che poi la formavano. In questa foto invece proviamo sempre a crearci un collage, ma proviamo a farlo in modo diverso, cercando di simulare un effetto di rottura, come se la fotografia fosse spezzata, un po' come fosse uno specchio in frantumi. Una cosa che non ho mai suggerito è come evidenziare meglio le miniature nella palette dei livelli. E basta nell'area vuota cliccare con il tasto destro e scegliere l'opzione che ci permette di vedere meglio le miniature e capire meglio cosa stiamo facendo. In questa situazione abbiamo bisogno di partire con il livello di sfondo non bloccato. Sblocchiamo lo sfondo, qui ci basta sulla barra del livello cliccare con il destro e spuntare la prima voce, livello dello sfondo. Questo ci serve, confermiamo, ok. Ci serve per poter intervenire sull'opacità, cosa che non sarebbe possibile fare sul livello di sfondo perché è bloccato. Questa operazione è per permetterci di vedere come comportarci nei passaggi successivi. Spuntiamo la selezione poligonale. E iniziamo a crearci proprio dei ritagli a triangolo, come avessimo un fulcro di rottura in una certa posizione dell'immagine, abbastanza casuali, senza che siano troppo perfetti. Ecco, creato il primo triangolo, con Ctrl-C copiamo. E con Ctrl V incolliamo, si crea un nuovo livello. In questo caso non abbiamo l'intervento dell'opacità che avevamo sul livello di sfondo e riusciamo a vedere come comporre, come prepararci gli altri ritagli. Okay, il livello di sfondo ci serve sia per ritagliare l'immagine e sia per vedere come è composta. Se avessimo l'opacità a 100, con la parte incollata non riusciremo a capire cosa abbiamo tagliato e in che posizione si trova. Quindi riduciamo ancora. Ecco, giusto perché sia appena visibile cosa abbiamo sotto. Quindi livello di sfondo attivato, Ctrl-C e Ctrl-V. Chiedo scusa. Non avevo ancora selezionato l'altro triangolo. Ctrl-C e Ctrl-V. Questo, se a qualcuno non dovessero funzionare i comandi tastiera, è una posizione che riusciamo a trovare sempre dal menu Modifica, Copia. Ctrl-C e incolla, Ctrl-V. Queste sono le voci di tastiera che possiamo sempre utilizzare per accelerare operazioni che facciamo in modo ripetuto. Riprendiamo sempre il nostro lazzo poligonale e tagliamo un altro pezzo. Ricordiamoci di attivare sempre il livello sottostante perché possa copiare sull'immagine intera. Ctrl C e Ctrl V. Ecco, sono andato avanti come al solito per non perdere troppo tempo in queste operazioni che sono ripetitive. Ho corretto un paio di tagli, mi ero accorto di aver fatto un triangolo troppo piccolo e queste due aree non erano ben visibili come vediamo adesso. Possiamo aggiungere per dare un po' di tridimensionalità al nostro collage uno stile di livello.
magari partiamo da questo triangolo in alto, menu livello, stile livello, proviamo con smusso effetto rilievo e ci andiamo a spuntare. Effetto rilievo, regoliamo i nostri cursori in base ai nostri gusti, sempre senza esagerare questo perché non sia troppo evidente, troppo bombato questo effetto. Magari proviamo anche spostando la direzione della luce che a volte cambia di molto l'effetto finale. Quando siamo convinti, quando ci convince, confermiamo. Ok, e abbiamo il nostro effetto aggiunto su uno dei tasselli. Per ripeterlo su tutti gli altri, un clic con il tasto destro sul livello, copia stile livello. Andiamo a selezionare tutti gli altri, quindi ne selezioniamo uno e con Ctrl anche tutti gli altri, così possiamo applicare questo effetto contemporaneamente a tutti i livelli. Incolla stile livello. Giunti a questo punto, dobbiamo aggiustare la parte, quello ciò che riguarda lo sfondo. Non ci serve più quell'immagine in trasparenza che ci ha fatto da guida per tutti i ritagli, la nascondiamo momentaneamente. Creiamo un nuovo livello, seconda icona a destra di fianco al cestino, proviamo con un bianco. Adesso io lo faccio per prova, per vedere come l'effetto che fa. Posso aggiungerne un altro ancora, tentare con il nero. Qui io sto lavorando su un'immagine in bianco e nero, quindi in genere sono i non colori che più si adattano e si sposano con la fotografia in bianco e nero. È normale che sono suggerimenti che ognuno poi dove ognuno deciderà che cosa fare. Se si lavora su un'immagine a colori è probabile che ci stia bene qualcos'altro. Io insisto sempre sul nero perché è un po' una mania dei fotografi di utilizzare il nero come fondo, perché essendo talmente neutro valorizza in genere quel che ci sta sopra. Salviamo in due formati, a questo tutorial ne seguirà un altro, questa è la parte più semplice, è bene averlo salvato con tutti i livelli aperti per poter poi proseguire il lavoro per le operazioni successive. Quindi salviamo in formato PSD, formato di Photoshop, dove manterremo tutti i livelli aperti e se vogliamo utilizzare l'immagine per altre cose, facciamo livello, unico livello, compatteremo tutto e salveremo in JPEG o in TIFF.